Questa è un'intervista tipica perché siamo insieme. Oggi parliamo con Gian del blog Piaggio e Scopri e parliamo di progetti. In particolare parliamo di un progetto che Gian ha lanciato da poco, inizio anno? Sì, è inizio 2017, sono partito a gennaio e il progetto si chiama Rainbow Around the World, cioè l'arcobaleno, che come sapete è il colore della pace e dopodiché il colore della libertà individuale, quindi quello adottato anche dalle associazioni LGBT. È un progetto che vuole raccontare la libertà di viaggiare nel mondo e che ha uno sfondo gay friendly, quindi che comporterà poi una serie di contenuti a tema LGBT e che verranno poi raccolti anche in un libro che scriverò. Di questo dobbiamo parlare. Questo dobbiamo parlare, esattamente. Esatto. Allora, innanzitutto noi parliamo di questo perché ovviamente Gianna, oltre a questo progetto che è stato lanciato inizio anno, ormai da quanti anni sono che ti occupi di travel blogging? Io ho iniziato nel 2010, quindi adesso sono 7 anni. Quindi sono 7-8 anni che Gian si occupa di travel blogging, che crea progetti di successo, perché comunque il tuo è un travel blogger professionale e professionista, quindi tu sei un travel blogger di professione. Esatto. E che appunto con questi progetti collabora con enti, operatori del turismo, strutture e quant'altro, proprio per valorizzare insieme destinazioni e quant'altro. Quindi, come è nato innanzitutto Rainbow? Allora, Rainbow nasce prima di tutto dal fatto che io 2 anni fa sul mio blog ho aperto questa sezione dedicata ai viaggi gay friendly. E quindi un editore mi ha chiesto se mi sarebbe piaciuto scrivere un libro che raccontasse un'esperienza di viaggio gay nel mondo. Io sono stato molto onesto con lui, gli ho spiegato che non ho visitato tutto il mondo fondamentalmente e principalmente per poter scrivere una cosa che fosse a 360 gradi riguardante il tema LGBT avevo bisogno di visitare anche delle nuove destinazioni per farmi un'idea di come è inteso sia il viaggiatore omosessuale nella destinazione sia l'impatto che la destinazione ha sul viaggiatore omosessuale. Sulla base di questo ho creato tutto un progetto che prevede una serie di viaggi nel 2017 a cadenza mensile più o meno, che si basano prima di tutto sul racconto della destinazione a 360 gradi senza un taglio LGBT, al quale seguiranno dei contenuti con taglio LGBT e questa esperienza verrà poi integrata e inserita all'interno di questo libro che è poi il prodotto finale. È importante secondo me prima di tutto capire, cioè bisogna conoscere e capire il proprio pubblico, bisogna trovare un'idea sulla quale strutturare il proprio progetto, che ovviamente va plasmato in base al proprio pubblico, perché se tu vai a basarti su un'idea che sei già di partenza, che il tuo pubblico non ha presa, capisci che non avrai poi un seguito, un successo. Fatto questo, io semplicemente ho creato una presentazione da poter presentare. Non sempre si ha subito un consenso e un successo. Molti ti rispondono di non essere interessati, molti ti dicono che potrebbe essere bello, però online non vedono niente, perché finché il progetto non è partito non vedono niente e quindi sono scettici e non vogliono essere gli starter del progetto. Sì. Quello che bisogna mettersi un po' nell'animo è il fatto che bisogna mettersi in gioco, bisogna essere pronti a investire, a credere in quello che si sta facendo, perché se noi per primi non ci crediamo, tutto cade, è un castello di carte. Perciò io, fiducioso di quello che avevo creato, fiducioso di quello che stavo proponendo, sono andato da diversi enti, sono andato da diverse aziende a proporre appunto il mio progetto Rainbow e ho avuto i primi riscontri positivi dalla Thailandia, ad esempio. In collaborazione con l'ente del turismo thailandese sono partito, sono stato 16 giorni in Thailandia. Da qui ho iniziato a strutturare meglio quello che poi è diventato il progetto, perché ho potuto avere delle case history, quindi raccogliere dei dati social, raccogliere dei numeri da poter presentare e dire allora il mio viaggio in Thailandia ha prodotto tot visualizzazioni, ha prodotto queste interazioni, ci sono state delle email che mi hanno chiesto informazioni, gente che mi ha scritto per sapere. Questo è molto importante perché bisogna far capire a eventuali altri partner che c'è interazione, che la gente è interessata, bisogna dargli un fattore di conversione, cioè non è solo quello che io sto raccontando, ma la gente si immedesima in questo, partecipa, si emoziona. Questo è quello che in genere un blogger secondo me deve saper fare. Possiamo dire che quelli dopo la Thailandia li hai convinti presentando una case history? Fondamentalmente sì,
La mia seconda tappa è stata la Lapponia, ma io avevo già il contatto con il tour operator, per cui avevo già parlato con loro, stavamo già organizzando il viaggio. L'ho inserito nel mio progetto Rainbow perché comunque sia i paesi nordici hanno tutta una visione particolare sulla sfera LGBT e era una cosa che comunque avrei voluto imprimere nella mia memoria e inserire poi in questo libro. Quindi diciamo che propriamente la seconda tappa era già stabilita, ma la terza tappa, che è stata il Portogallo, ha sicuramente beneficiato del fatto che io ho portato delle testimonianze di come era andato il viaggio in Thailandia, di come era andato il viaggio in Lapponia, e di conseguenza ho detto: questo è quello che vi posso dare. Le mie foto hanno avuto queste visualizzazioni, ho avuto queste interazioni, e quindi il Visit Portugal, colpito da questa cosa, mi ha aiutato prima a entrare in contatto con TAP Portugal e quindi avere qualcuno che mi fornisse i voli, mi ha appoggiato fornendomi diversi servizi, e poi sulla base di questo io mi creo altre partnership, quindi trovo le agenzie locali che mi vogliono magari far fare l'escursione locale, che vogliono che io promuova la loro escursione, che quindi gli faccia pubblicità. Una cosa che logicamente io faccio in prima persona, la provo e racconto direttamente, quindi racconto con tutta onestà ai miei lettori. Questa agenzia avrà sicuramente la promozione sui social, poi gli si possono proporre vari altri prodotti, perché alla fine stiamo parlando di prodotti, è un lavoro, quindi non stiamo andando in vacanza, ma stiamo creando dei contenuti, contenuti che sono fotografie, testi, video, ci possono essere una varietà di prodotti infiniti, assolutamente, la social media marketing, ci sono diverse cose che si possono proporre come prodotto, in base a quello che logicamente il partner ti richiede, allora farai un tariffario, fai una proposta, se ti accettano il preventivo, in questo caso puoi introitare anche dal tuo viaggio. Se riconoscono la tua potenza di comunicazione, la tua bravura, sono disposti a darti molti servizi, ma difficilmente riescono anche a retribuirti. Tutto quello che, cioè tutte le realtà che possono retribuirti sono le realtà private, quindi le aziende, le agenzie, il tour operator, la guida turistica, piuttosto che vuole proporre la propria visita guidata, l'itinerario, il food tour gastronomico della città, piuttosto che, cioè, le cose sono varie, eventuali. Tutte queste realtà possono contribuire economicamente al progetto, perché questo glielo si fa capire, gli si dice: io ti sto consigliando al mio pubblico, ti sto consigliando che per vivere la stessa esperienza che io sto raccontando adesso, loro devono venire da te. Ma il primo ente a me che dice la Thailandia, sì, come hai fatto a convincerli? Perché tu avevi i tuoi 7 anni prima, giusto? Sì, esatto, avevo i miei 7 anni prima e comunque avevo già collaborato con degli enti, non mai con la Thailandia, ma avevo già collaborato con la Polonia, con la Romania, con la Spagna, e per mia fortuna questi enti sono molto amici del rappresentante della Thailandia, okay. Quindi diciamo che fare passa parola positivo molto PR, quindi fare public relation, avere un pochino così di contatti fa bene sicuramente. Beh, quello a cui servono anche le fiere è proprio dove siamo adesso, conoscersi, avere contatti anche con gli enti. Oltre a tutto quello che ci siamo detti, quello che fa bene alla realizzazione di un progetto è aver lavorato bene, perché in precedenza, perché ovviamente c'è una logica anche in questa parola positivo. Assolutamente, è importante sicuramente lavorare dando una qualità al proprio contenuto, dando una qualità a tutta una serie di fattori che vanno poi da considerarsi anche nel passato. Cioè, se io guardo indietro, è logico che i primi articoli che scrivo sul mio blog sono ben diversi da quelli che scrivo oggi. A volte mi metterei le mani nei capelli e direi: questa cosa la devo cambiare, però mi trattengo perché è comunque uno storico di quello che io sono stato, di come sono cresciuto e di come sono evoluto, ma serve anche agli enti, serve anche a chi viene a guardare il mio blog e cerca una collaborazione con me, perché comunque possono capire che ok, le cose più anziane, più vecchie erano fatte in un modo, poi si è evoluto, è cresciuto, e questo è anche sintomo di migliorarsi, di evolversi, di portare sempre un prodotto che
non dico che sia perfetto, ma che tende ad essere sempre più perfetto, perché l'importante secondo me è essere ambiziosi, sicuramente, un po' bisogna tirarsela sempre, e bisogna sicuramente essere qualitativamente validi e cercare di dare il meglio di sé. Ma concretamente, non solamente a parole, bisogna cercare di essere. Io a volte mi sento un pochino carente di comunicazione mia, nel senso che ritengo di comunicare troppo poco quello che io so fare. Cioè molto spesso la gente magari mi raggiunge perché capisce o ha visto quello che faccio e quindi mi cerca. Ma non perché io abbia detto io sono travel blogger, faccio questo, promuovo. A volte mi capita veramente di pensare che forse mi servirebbe qualcuno che mi faccia da megafono. Poi quando lo trovi me lo prendi il megafono. Va bene. Beh, speriamo che ITB possa diventare anche questo, nel senso che l'Associazione Italiana Travel Blogger. Noi ci crediamo. Assolutamente. Perfetto. Allora, penso che un pochino, grazie per averci raccontato del tuo progetto e anche di come sei evoluto nel corso di questi anni e di come sei arrivato a costruire progetti che sono quello che sono adesso grazie a tutto il lavoro fatto in questi anni. Poi non c'è mai nessuno che può dire a priori che il tuo progetto sarà buono o meno. Devi provarci a buttarti, devi essere pronto anche a fare magari degli investimenti. Va bene, allora grazie mille innanzitutto per averci raccontato la tua storia ed averci dato dei suggerimenti per creare dei progetti. Per chi ti vuole seguire, dove ti trova? Ci dai i tuoi riferimenti? Dai a loro? Allora il mio blog è viaggioscopri.it, quindi viaggioscopri sulla rete, lo trovate dovunque come chiocciolina viaggioscopri, perché anche su Facebook la pagina di viaggioscopri. E tu sei Gianluca? Io sono Gianluca di viaggioscopri. Ciao! Se mi sarebbe piaciuto. Poi tagliamo. E l'emozione. Aspetta, poi tagliamo, fammi vedere se sto coso sta andando, si va. Ah, quindi tagli, va bene.